Allora, siamo qui sotto all'ombra, antena pianta. Oggi è, scusate, è il 27 agosto 2016. Praticamente sto fermo un attimo perché volevo fare un saluto a un po' di gente. C'è anche Zeus oggi. E praticamente lui manda con gli Italian Ghost a fare una prima visione di un posto. Perché ci dobbiamo andare con Matteo che oggi non può, quindi cioè, li vado a pia e poi partiamo. Praticamente niente, devo salutare a Luca Valle, devo salutare Sifilitico e te devo dire Sifilitico che non lo so quanto costa per le medium, non lo so, io praticamente questa mi ha contattato tramite email, mi ha spiegato un po' di roba sulle email, non te so dire effettivamente quanto, perché io sinceramente non ci sono andato mai a pagare e non me ne frega mai di andare a pagare. Poi un saluto a Mr. Maverick che ha fatto un video per Matteo, che praticamente è carino, bello. È un saluto a Matteo. E poi allora Ivan, te devo dire Ivan che un attimo subito quello lì per mettere i vasi non l'avevo capito che era l'Aletto. E l'Aletto ce lo tengo perché è bello un bel po', cioè te vista da dietro forse ti fa un altro effetto. L'Alettone ce l'ha originario la macchina. Il problema è che quello suo originario praticamente è basso. Sì, ci sta, beh, per carità, però ci sta più bello questo perché siccome che c'ho i cerchi della Oz e una fascia davanti nera, c'è sta bella letto nero, poi dopo magari ve lo farò vedere in un altro video per far vedere la macchina. Poi tutti gli interni in pelle scura, capito? Quindi c'è sta, c'è sta bene. Poi a Bebbu Games Games, praticamente ti devo dire che i soldi della chiesa non li avevo toccati, capito? Non l'avevo manco sfiorati i soldi della chiesa. Le abbiamo lasciati lì e tu li devi pia portarli in un'altra chiesa? No, perché quelli è di quella chiesa lì, sono le offerte che sono state fatte per quella chiesa, quindi spetta a quella chiesa, perché comunque sia tanto qualcuno anda a fare le pulizie, a fare qualcosa, cioè ci va prima o poi e non si può tocca niente. Poi Enrico Campani ci ha detto che siamo due tamarri. Adesso io non so se questo effettivamente non ci sta col cervello, oppure non c'ha un cazzo da dire, non c'ha un cazzo da fa e scrive le cazzate. Comunque, se pensa che siamo dei tamarri, pensa un po' come te pare, voglio dire. Te la pensi come te pare a te, io la penso come mi pare a me, però io non te vengo a dire che sei uno stronzo, capito? Non te lo vengo a dire, perché non te conosco. Quindi come fai tu a dire che noi siamo dei tamari che non ci conosci? E vabbè. Poi a Stefano, che mi ha detto che sono deficiente, mi ha scritto lì sul video di Matteo, che l'ho portato dentro quella chiesetta che non c'era bucato mai, che l'hanno postato stamattina, ma questo lo vedrete forse domani o dopodomani. Mi c'è scritto che so Zeo, stai bene? Mi c'è scritto un po' di cazzate su Stefano. Allora io ti dico, Stefano, sei un deficiente, per il resto vedi tu. È a posto, adè niente.
vado a far conoscere ca agli Italian Ghost, che magari che ne so, il ca non li può vedere, magari che ne so, gli sta antipatico, gli sta antipatici, quindi è meglio prima farglieli conoscere. Poi se sci che decidono ok, lui portarmi c'è pure il ca, perché è figo a portarsi il ca, magari dice ok e ce lo portiamo. Per il momento vi saluto, ci vediamo tra poco con gli Italian Ghost. Siamo qui con gli Italian Ghost. Ciao a tutti. Ciao. Dobbiamo fare un sopralluogo. Anzi, un po' del posto, perché dei sennò... sopralluoghi, perché in realtà è più di un posto. Che poi ci andremo, se fosse possibile, anche con Matteo. Esatto, questa adesso è una sorpresa, ovviamente non danno a anticipa niente. Dimo solo sopralluoghi, dimo, basta. Sì. Niente, volevo riguarda ieri sera, perché già tanta gente si chiederà. La chiusura è stata un po' brusca. Molto brusca, direi. Purtroppo è questo, eravamo a metà investigazione, arriva una macchina lì davanti, lì per lì pensavamo che era una pattuglia dei carabinieri. E invece dopo niente, abbiamo visto che era una macchina normale e dopo è andato giù Luca insieme a Matteo. Invece ha visto che era una persona che stava lì davanti. Che però ci stava doppiato all'inizio. Era due ore che ci stava dietro. Esatto, perché noi già veramente quando facevamo all'esterno di sta villa, facevamo l'introduzione dell'investigazione, già sta macchina veramente noi l'avevamo addocchiata, pure lui ci aveva addocchiato perché pare che voleva girare, invece dopo ci ha ripensato, è andato dritto, poco ha fatto, si è stornato, si è rifermato a una distanza di sicurezza, ci teneva con questi fari abbaglianti, ci teneva sott'occhio per vedere quello che facevi. Poi dopo cosa ha fatto? Ha preso e è andato via un'altra volta, sì. No, un'ora di investigazione l'avremmo fatta più o meno. Sì, un'ora sì, sicuro. Dopo un'oretta di investigazione può fare, ritorna sta macchina qui, ritorna, riparcheggia lì davanti. E poi si accorge Pasquale. Che poi Pasquale primo che si è accorto. Sì. E non tutti spauriti perché dice, oh, sarà i carabinieri, qualcuno l'ha segnalati. E invece niente, dopo sono andati a avvisa, anzi Pasquale tra l'altro non avvisa a Matteo e Luca che stava sul piano di sotto. E niente, dopo loro andati da fuori per vedere chi era e chi non era, e era, hai detto, era un uomo della quarantina un ragazzo, adesso... Io perché non l'ho visto, sinceramente. Io l'ho visto perché praticamente c'avevo la pila ante la testa che gli puntava ante la faccia, ante la macchina, c'era un appunto color petrolio, c'ho pure il numero di targa, perché la porta dove siamo entrati era aperta. Ecco, quindi, cioè non abbiamo fatto niente di male. No, non capivo nemmeno qual era l'intenzione sua. Non si capiva cosa voleva. Forse lui non lo so se già aveva programmato qualcosa da fare lì dentro lui. Da rubare qualcosa. Che per andare a rubare qualcosa. E forse avrà pensato cosa, che... Cosa rubi lì dentro? Era tutto lo sfascio. Appunto, capito. Io non so che intenzioni ci aveva. Può darsi. Che poi tra l'altro te da quello che sei andato a chiedere... Io sono andato lì e ho detto buonasera. E questo mi fa... non si può fare manco una pisciata? Detto, ma però... è d'ore che stai a pisciare, che ci stai a stalkerare. Infatti lui in realtà era un pezzo che ci teneva sott'occhio e tra l'altro da quando aveva parcheggiato lì giù, lui c'aveva tempo di fare tutto quello che gli pareva. Cioè lui se voleva ti aveva fatto in tempo aprire la macchina, avviato la targa e fatto tutto. Ma sicuramente l'ha fatto, ma non abbiamo fatto niente di male. Esatto, quindi, esatto. Anche se mi ha preso il numero di targa, mi ha fatto una foto alla macchina. Io cosa vuoi? Esatto, non è io che... pure ti ho fatto la foto alla macchina proprio, quindi se vedi sto video lo sai. È una cosa reciproca. Anzi, insomma. Manca una foto, proprio un video ti ho fatto. Ecco. Sì, perché tanto l'hai ripreso pure in te la faccia. Allora vedrai che uno se vuole fa anche per capire che persona era, almeno uno lo vede. No, ma io non lo metto su internet. No, mi ritengo per me. Se servirà. Però se domani mi dovesse arrivare una denuncia di qualsiasi cosa, io so che era questo. Esatto. Poi non ti è arrivato niente. Ma quello se Dio anche dopo 6 mesi. Quello perché arriva anche a scoprire. Ma voglio dire, uno può pure fermare con la macchina per andare a fare quello che gli pare. Voglio dire, no. Se deve fermare un attimo, deve far calare giù il ca. Cosa poi, viene a stalkerare la gente? Ma che poi in che modo ti sei rivolto, capito? Venerdì, non si può fare mai con una pisciata, cioè. L'hai in tutto modo, ma lui in realtà era un pezzo che stava lì. Stava lì da un pezzo, sì. Non è che era arrivato col momento, quando tu sei andato fuori. Era un pezzo che stava lì. Perché non lo tenevi sotto controllo dalla finestra, quindi l'avevi visto che era un pezzo che era arrivato. Anzi, se non arrivino che va a pisami, manco lo sapevate, non faceva quello che imparate fuori. Poi voglio dire, se c'avevi tutto sto coso, tutta sta... che
dovevi stare lì a guardare, oppure che ci dovevi chiamare i sbirri. Siamo stati lì due ore, li potevi chiamare. Sì. Se voleva faceva in tempo a venire. Non si è capito, non si è capito che voleva. No. Se lui voleva entrare per rubare, se voleva. Non lo so. Cosa voleva fare? Poi c'aveva anche lui dei programmi sui, che dopo però ci ha trovato a noi, gli è andato tutto storto. Può essere. Ci ha riprovato a tornarci la seconda volta perché pensando che eravamo andati via, invece ci ha trovato lì. Quindi lui magari ci è rimasto del merda due volte, sia la prima che la seconda volta. Ah, ma se per caso viene fatta una rapina ante quella villa, perché noi non abbiamo toccato niente. No, assolutamente. Poi siamo le prove video, quindi gente non può le dire. Non può nessuno qualcosa. Esatto. Cioè abbiamo pure la prova video che quello stava lì a smucinare, a girare, cosa. Esatto, quindi lui. E poi tra l'altro mi ha detto che era da solo, non è che c'aveva compagnia. No, no, era da solo, stava lui con la macchina. E stava lì così. Che non si sapeva poi in realtà che ci stava a seguire, ci stava a venire dietro, ci stava a controllare, capito? Detto per te la parola aveva stalkerà, perché c'è stato. Stalkerà, o due ore uno che te sta lì a controllare, cos'è stalker? È stalker, sì, perché comunque sia tu non dai tranquillità, capito? Tu ti senti seguito comunque sia. Una persona lo capisci quando una persona te sta dietro che ti controlla, anche a distanza. Lì non facevi niente di male alla fine. Ci siamo accorti subito già dall'inizio. Da confine anche se. Sì, perché successe delle cose. Io adesso non anticipo perché sennò rovino la sorpresa. Certo. Però ti dirò che successe pure su sta villa qui, è successe delle belle cose che non ci aspettavi per niente. Non dell'intensità delle investigazioni vecchie, però è sempre cose importanti. Dopo vedrete il video. L'altro mi ha chiesto su YouTube se sappiamo Fausa K2, io ho detto io non so Fausa, perché non ce l'ho. K2 non serve nemmeno in studi più. Ho letto qualcosa così in generale, però ho capito finché non ce l'hai una roba sotto mano non puoi ok so Fausa. No. Non so come funziona, io non lo so, magari se voi lo sapete. Ormai tanto il K2 spiegateglielo a sta gente come funziona sto coso. Noi sì, perché tanto è stato tra i primi strumenti che noi ci avevamo avuto dalle prime investigazioni che facevi. Quindi sì. Sappiamo pure quando è che deve segnalare, perché segnala solitamente quando c'è forti campi. Esatto, quando c'è un impianto elettrico attivo, oppure. Ma lì gli impianti elettrici non c'era. Esatto, no, ma poi c'era ma non era attivo. Ci ho provato pure sui fili, sulle lampadine. E questo pure interviene pure quando c'è cellulari accesi, che se c'è la comunicazione con uno che cellulari c'era tutti dentro, ma accesi si sente pure il rumore che fa capire che è cellulare. Esatto, questo che fa. Si sente pure, infatti. Però cellulari aspetti. Cioè il piatto elettrico era proprio, non so, da una vita che non funziona più, quindi ci ho provato pure e non segnalava niente. Cellulari completamente spenti da tutti e quattro, quindi non io neanche ce l'avevo dietro, stavo in macchina. Non potevo manco da colpa ai cellulari. Quindi cioè lì dentro c'era qualcosa, anche perché la cosa proprio bella è che comunque sia veniva fuori sto segnale. Non lo dico. Però ecco, non vado oltre. No, l'unico quello che devo dire è se sapete effettivamente come funziona il K2. Certo. Ma sì, come no? Lo potete spiegare a loro. Sì, no, questo praticamente non è che il K2 funziona in maniera involontaria. Quindi comunque sia ste lucette che noi vediamo sopra, cioè se accendere solo quando c'è dei forti sbalzi elettromagnetici. Più arriva in alto più è forte il campo. Il campo elettromagnetico, esatto. E quindi è più lo spettro è vicino. Esatto. Perché lo spettro o l'entità crea campi magnetici. Però in assenza dei campi elettromagnetici al di fuori di quello provocato dai fantasmi, ovviamente, perché nel senso quando c'è, come dicevo prima, cellulari accesi, impianti elettrici. Ah, certo. Io dico al di fuori dei campi elettrici, esatto, dei macchinari e della roba. Il fantasma riesce a manipolare i campi elettromagnetici. Esatto, e quindi il K2 serve proprio per questo. Per vedere se questo ha recuperato energia per manifestarsi. Sì. Quindi capito, okay. Non serve nemmeno grandi studi, anche un principiante più principiante può usare un K2. No, siccome che uno mi ha chiesto sapete fare, allora adesso gli rispondo pure a questo qui. Ma hai fatto benissimo, no. Spero di essere stato. Ecco, adesso lo so pure chiaro, io come spero, funziona bene. No. E quindi. Ma non vorrei che ho dato una spiegazione sbagliata, poi mi dice, ma questo cosa sta a dire? Se le inventa? No, cioè ormai il K2 lo so bene come funziona, quindi pure noi ci siamo informati prima, è la prima volta che lo usami, quindi bene o male, ormai l'abbiamo capito bene. No, l'importante è sapere quello che si usa, come funziona e tutto quanto. E che la gente, ma
sta domanda magari trabocchetto per fatte di una stronzata, invece no. No, no, no. Invece no. Lo sapete e basta. Io non lo so, adesso l'ho saputo pure adesso io. Che, cioè, se magari non è convinto quello che ho detto io, tanto no, comunque se siamo ancora, non è che siamo proprio esperti, cioè, ci consideriamo esperti, siamo ancora principianti, ma se non è convinto, lo vuole chiedere a gente che la vita che lo fa, che è proprio altamente professionisti, io ci mancherebbe altro. Però penso che gli risponderà la stessa identica cosa, forse in maniera ancora più scientifica. Io l'ho detto in parole povere per cercare di farlo capire. Teo, che c'hai? Ah, lui ride, guarda, che ride. Sa di essere ripreso pure lui, perché... Sì, oggi c'è pure Zeus con noi, che l'ho fatto conoscere a sti ragazzi, sì. Almeno non se li magna. No, ci fa. A parte che lì da me magna poco, Ma gli ossi gli piace? Però gli ossi li sgranocchiane. Ah, non ci sgranocchia, devi vedere come spacca a metà l'osso del prosciutto. Allora a me non ci vuole tanto, a me mettiamo a metà. No, è buono, se glielo dico io sto tranquillo. No, ma se vede che mancate quelli tirati su bene. Quindi niente, ritornando al discorso di prima, andate a vedere il video quando lo postiamo, esatto. Perché quello è veramente bello veramente, anche se è stato un'interruzione brusca, purtroppo, che non è il programma, succede in questi abbandonati, succede vabbè, è normale. Da come era iniziata l'investigazione sembrava che ormai, no, perché la strada ormai... ne è fatta tanta, era un peccato non falla più l'investigazione. Dispiaceva per quello soprattutto, perché lì è una casa che sta a mezzo della strada, a qualsiasi momento ci andavi era comunque il momento sbagliato, perché ci passa tutti. Sì, perché è una di quelle strade che collega paesi principali, quindi comunque sia lì il via vai è continuo. E quindi niente, adesso vedremo come andare sui sopralluoghi. Vedremo. Sì, dopo adesso spegniamo. Aggiorneremo dopo. Che poi si trasformeranno dopo ovviamente in investigazioni notturne. Esatto. Ok ragazzi, per il momento è tutto, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Andiamo, Zeo. Sta vicino te, capito? Fa il matto. Almeno se devi dare motivata a qualcuno sei sempre pronto. C'è qualcuno? No. No, questo però le mani. Questi tutti che girano per di là. C'è perché la pensare che siamo noi che stiamo a fare una passeggiata? Si portava da qui? Sì, via che stiamo andato zero. Se vuoi anche da qua possiamo, guarda. Dammo zero! Dai, qui c'è! Aggiriamo qualcosa qua? Troppo forte il vero. La mascotte di Pelengos? Sì. Ormai è battezzato come mascotte di Pelengos. Lo caga, lì ci puoi cagare tranquillamente, non te lo raccogli. Non so provare le foto scatti, ciu. Guarda, un crick. Questo è un crick delle macchine vecchie. Me lo fa bene pure lui. Sì. Guardalo. Guarda, fa pensare che c'ha bisogno di sfogo, no? Io. Sì, che ieri non ce l'ho portato. Se sono andato. No, si ferma. È come una riete. Scarpa la terra, scarpa. Sì, perché aspetta chi fa strada, capito? Vedi che c'è sta sempre merda qua. Sì, è stato molto di robaccia. Di munnezza. Andiamo a vedere qua dentro. Sì, do una guardata. Poi andiamo di là. Adesso ci addentriamo. Sperando. È una parte più scura. Sì, ma più scura qua si vede sempre abbastanza bene, però non so se. Mi sa che con la telecamera non si vede niente. Poi ce levo le pile. Però questa è la parte più buia, perché dopo ritorna la luce un'altra volta. Questa è tutta la cantina, capito? Questa è perché la cantina, senti che frescura che c'è qui. Ah. Chi il viso manteneva per la meraviglia. Io pure quando ci attacchi su
I salumi? Chissà. Quando sono tenere? Ne qua era, vero? Ci ne qua era, ecco. Io brucio Ma siete qua. Crepe 9, no? Sarà Crepe 9, te lo dici? No, vedi che l'intorno contorno è spaccato. Sì, è vero, è vero. Aperto? Aperto? Sono spalancato. C'è passato, era spalancato, non c'è una strada. Non ti ricordi? Sì, era proprio spalancato. Era spianata. Quindi neanche c'è bisogno di passare giù la monnezza. Guarda che spettacolare con i nonni. Guarda che figata. Anche se questo è corto, però non è. Questo è uno spettacolo, faccio di quasi. Porca miseria, di notte qui. Qui dentro di notte. Questa forse è nuova. Questa è nuova, però non c'è l'intorno che partito. Questa è vecchia, vedi la differenza, guarda. Vedi? Questa è una location straordinaria. Sì. Che con Matteo ci dobbiamo venire per forza. O se non con lui, comunque ci veniamo. Questo è lo spettacolo, ma sai che ci vuole un po' per girarsi il tutto, perché grosso tanto, eh? Sì. Oh, vabbè. È uno spettacolo però, è uno spettacolo veramente. E lui ci sta vicino perché dice lui se c'è qualcosa ci penso io. È protettivo lui, ci vuole tanto protettivo. E dice se c'è qualcosa che non va ci penso io, lui dice. Ma no. Qui si va pure di in su. Non so se la vuoi vedere, però... Infatti dopo non lo vedi neanche chiuso, sono però che c'era fuori, che c'era l'occhietto. Ma tanto è aperto da sotto, è inutile. E poi stavolta mi pare strano, mi ha spalancato, forse loro non lo so per quale... Non deve venire ristrutturato pure qua, però... vedi che c'è la plastica. Qui deve venire ristrutturato tutto. Ma chi l'ha portato? Sulla porta là. Però non c'era neanche chiusa perché è per dare tutto nuovo. Questi che tipo armadietti, no? Cosa? Pareva tipo armadietti. Invece no, è una copertura del muro. Tanto qui ci facevano magari anche la roba della chiesa. Guarda qui la croce di Cristo. Sì. Adesso la croce di Cristo. Dove la fate facile? Via Crucis. Allora, mettiamo a posto. Poi, bello. Mi casca 3 volte però. Vabbè, adesso casca 3 volte addirittura, come sulla via Crucis vera. Ok. Sta, non a posto, a posto, vabbè. Sì, perché di sotto è un po' più curtarello come... Andiamo di sopra? Sì. Chiamiamo, ci sono di nuovo il piano terra, si può dire, piano piano, no? Piano. Fa. Che poi qui in realtà sono 3 piani. Guarda qua, tutto smagnato. Fai la ripresa qui ragazzi. Sì, questa è la location da paura. Già. Telefoni d'epoca. Chi se notte gusta. Questo non so quanti anni ci avrà sto telefono. Boh. Sarà uno dei primi. A voi? Qui poi non si dovrebbe essere. No. Guarda, se ci portiamo a lui, se sente qualche rumore, lui è il primo che sente. Se lo vedi, calza le orecchie e punta. Lo sai che ci stavo pensando? Lo sai che è una cosa nuova a portare?
per tutti. Eh certo. Zeus. Ma aspetta, come lo fanno? Perché l'hanno fatto pure su gruppi là in America, l'hanno fatto che si è portati di casa, l'hanno portato. L'hanno fatto bene. Infatti non ricordo. Perché se l'ha messo? Questo sente tutto, anche le presenze. Questo sente tutto. Un sesto senso più. Un sesto, un settimo senso più ampio. Ma il cane è molto più avanti, devo sentire una roba magari mezz'ora prima già. Va bene. Come se stavi un terremoto, guarda, io lasciarlo è un pezzo che lo sente ne che arriva. Voglia. Comunque, ma sorprendo la porta spalancata. Però ho capito che lo spalle non tu. Allora gli serve che davanti mi come sacato, però non è più. Io quello sei andato a fare. Perché non lo so. Ci sarà messo tutto sopra la spiegazione. Per a che scopo la sua chiusa? E infatti qui sei rimasto ancora abbastanza. No, non lo so. Che cosa Guarda qua. Muffa, ragnatele, qui c'è il tetto che perde. Vedi? Chissà se crede il tetto che è. Ma sempre l'impressione quando c'è qui cassetti aperti? Quando c'è stato il poltergeist. Che ti prende tutto, te lascia ne. C'è sempre l'impressione lì. Dopo. Tanto lo famo una cosa veloce, giusto per vedere. Tanto dopo. Adesso è un po' di un sopralluogo normale. Dopo la famo bella fu di notte. No, no, sarà tutta un'altra cosa. Sì. E poi? Ma un po' c'è le scale che va giù qui? Sì, qui sì, perché se ricollega due scale parallele. Sì. Sia quella che ho fatto prima che questa qui. Conoscendo qui. Aspetta, perché non lo so, ma non ho visto qua. Guarda qua. Però quello non è che c'è, no? Fino a quelli che l'ha detto. Namo, Zeo, lascia stare. Namo. Matteo si dice che sentiva chiusa una porta, era lontano e l'ho sentita bene. Era sì. Qua giù, qua non c'era il vento. No, qui non c'è il vento. Tutto chiuso le finestre. E poi qui è, infatti, la cosa bella è tutto chiuso, questo è quello da porta che era rumore del cuore. Ma da qui non si va da sopra. No. Volevi vedere il piano terzo? Devi anche la porta a sì, no, giusto per fare un sopralluogo per posto. Se no la gente non lo vede più. E mo? Adesso si è tornato in giù, non va? Non mi ricordo, da qui forse. Sì, da qui. Dai Zeo, che ha pagato? Ma abbiamo sempre un modo di vedere tutto. Sì. La voglia qui. Per davvero viene fuori. Vabbè, qua sotto non si vede un cazzo. Vabbè, dopo semmai lo tagliamo un pochino. No, tanti pezzi dopo verrà tagliati, ovviamente. Il taglio ce l'ha per tutto. Adesso questo non lo taglio, a parte qua all'entrata che si vede davanti, non taglio niente. Però tanto. Intanto per vedere com'era l'ultima che c'era in questo minuto, vedere com'era. No! Zeo, vieni! Sì, lì sopra lì ci ha fatto uno sguizzetto. Ma ormai è tre ore che caga, finito. Dopo, cioè, siccome che quando si finisce la pipì, fa la popò. Dopo, quando finisce la pipì e la popò che non c'ha più niente, allora, capito, cerca sempre di fare uno sguizzetto di qualcosa. Sì, giusto per la sazione. Sì. Guarda là, una fontana, una panchina, ma che figata! Ma qui veramente, adesso è che peccato che tutti in abbandono, ma se no sarei stato qui. Qui facevano i fiori quella volta. Bello proprio qua. Un bel giardino. Tutto lasciato così allo sfascio. Qui c'è una fontanella bella. Bello posto di divano. Qui c'era un altare. Il
Bello, hai visto che roba? Hai visto come ho fatto? E questo gli si dà una pulita poi. Nonostante stava esposto alle intemperie. A posto. Il sopralluogo è stato fatto. Chi spegniamo?